dice, è stato proprio il primo sabato di Silent Mumec, la nuova sfida lanciata dal Museo dei Mezzi di Comunicazione all'interno del Palazzo Comunale. Una sfida fatta di 7 sabati in cui soprattutto i giovani si potranno mettere a confronto con la loro passione per la musica e il nostro cinema. Quindi portare all'interno del museo i loro strumenti musicali e provare ad arrangiare delle colonne sonore dei film del primi del 1900 che noi mettiamo a disposizione loro. Sono film muti in bianco e nero, diciamo che sono film, abbiamo fatto una scelta un po' studiata proprio perché voleva essere una serata organizzata proprio per i ragazzi, abbiamo scelto dei film simpatici, delle sorte di commedie un po' tragicomiche dei primi del 1900 che comunque possono andare ad attrarre anche ad un pubblico giovanile sicuramente. Diciamo che in quanto musicisti siamo abituati ad adattarci ad ogni situazione, ci avevamo reso partecipi che le pellicole erano a carattere comico, quindi abbiamo cercato di portare una musica briosa, insomma il più anche estemporanea possibile, abbiamo anche improvvisato, però per lo più per gli intenditori magari che gli piacerà sentire erano musiche di Niccolò Paganini, quindi musica a carattere molto ecco, brioso, molto diciamo spinto e anche gioioso, come ci avevano detto che era il carattere delle pellicole, però diciamo che appunto è una passione che viene proprio da dentro, insomma siamo capaci tranquillamente di adattarci ad ogni tipo di situazione e fa anche piacere, ci siamo molto divertiti, l'importante è questo.